Ciao, sono Jessica e non so fare una intro. Oggi sono qui per parlare di come poter iniziare a fare freestyle, principianti. Come al solito specificherò qualsiasi terminologia magari più specifica perché io non so a chi sto parlando. E appunto cominciamo con freestyle. Freestyle è letteralmente in inglese improvvisazione. Quando si parla di freestyle hip hop vuol dire che tu ballerino di danza hip hop fai improvvisazione appunto nella tua disciplina hip hop. Easy, no? Cominciamo. Numero 1. Comincia con applicare le foundations nel tuo freestyle per poi svilupparle e crearne tante variazioni. Questo ti aiuterà tantissimo a sbloccarti dalla tua timidezza nel dover improvvisare sul momento. Le foundations sono l'insieme di tutti quei movimenti base che fanno parte dell'hip hop. Teoricamente ogni ballerino dovrebbe saperle. Qua ci farò un video anch'io, farò un video con tutte le foundations che per ora so perché sono tantissime, non ne avete idea. Ovviamente l'importante è sapere sempre le principali. Le variazioni invece si potrebbe dire in poche parole che dalle foundations si prende il passo in questione e se ne cambia una piccola parte. Come sapete, o forse no, ogni foundation, ogni passo ha una sequenza da rispettare a ritmo, il groove. Il groove, in due parole, è una serie di movimenti ritmici e ciclici fatto con il corpo, quindi senza braccia e senza gambe. Numero 2, cambia livelli. Cambiare livelli significa proprio ballo per terra, vado in up, torno in down. Io ad esempio, con la situazione delle mie gambe, la maggior parte delle volte non posso andare in terra, a meno che io non voglia spaccarmi le ginocchia del tutto. Però cerco di andare in up, di insomma, comunque di prendere spazio per come posso. Numero 3, ritmo e variazioni di beat. Freestyle. Eh già, la musica è casuale. Wow. E si improvvisa, quindi il ritmo in ogni battle che si rispetti c'è tutta la preparazione in cui avrai la possibilità di ascoltare un po'. Poi solitamente non dico che siano tutte uguali, però quasi. Se si tratta di lezione in cui si fa cerchio, ascolta come allenamento e metti in pratica. Mentre ballano gli altri, ascolta molto bene e guarda attentamente cosa fanno. Quando tocca a te, cerca di mettere in pratica e appunto di prendere beat diversi. Man mano vedrai che uscirà sempre più automatico e più facile. Ultimo punto, atteggiamento. Soprattutto nelle battle l'atteggiamento è molto importante ed è quello che accende l'atmosfera. Ricordiamoci però che siamo in un'atmosfera di condivisione e di passione. Non stiamo ammazzando qualcuno. Si finisce con un bel sorriso, un pugno sulla mano e via, nonostante ci stiamo sfidando, insomma. Mi rendo conto che questo video è relativamente breve, ma ci sono molti punti che avrei voluto aggiungere, ma alla fine non l'ho fatto per il semplice motivo che ci va proprio fatto un video apposito. Sto parlando di freestyle per i bambini, per i piccoli che hanno appena cominciato. Parliamo di queste cose così e quindi ci farò un video apposito a parte, perché è una cosa molto importante. Tra l'altro ho la mente proprio fresca su questo perché ho appena fatto il testerino per poter insegnare. Sto cercando dove poter insegnare, mi sto impegnando un sacco, io voglio iniziare adesso a insegnare, ok? La gente potrebbe dire, ah, hai solo 18 anni, mamma mia, sei pazza. Io lo voglio fare io, non c'entra niente, ok? Non c'entra niente. Questo video si conclude qua. Thank you so much for watching. I hope to see you guys in the next one. Bye!